seconda parte di questa bellissima storia del piccolo Ranger scritta da Decio Canzio. Sullo schermo potete ammirare la copertina delle edizioni IF, mentre qui tra le mie mani potete ammirare la bellissima copertina originale di Donatelli. Stupenda! L'artiglio del mostro, seconda parte. Vi ricordo che questo video ha lo scopo di promuovere e incentivare la lettura e il recupero di queste bellissime perle fumettistiche. Riassunto della prima parte. Andate a vedervi il video con la prima parte. Scherzi a parte, a Kit e Frankie è stata affidata la missione di svelare un mistero, il mistero di un mostro che vive in un lago e che sta assassinando gli indiani Comanche. Alcuni giorni dopo, al campo Comanche, infatti loro adesso sono arrivati al campo. Sei il benvenuto, piccolo Ranger. Il colonnello Jackson mi aveva annunciato da tempo il tuo arrivo. Io vi ricordo che quando parla il capo, che si chiama Orso Grigio, sta sempre così. Doveva essere sicuro del fatto suo. La tua fama di giovane valoroso corre fra le genti, ma sei arrivato troppo tardi. Il grande capo ha parlato. Ci sono anche gli indiani afflitti sullo sfondo. Bellissimi. Lo spirito del male si è stabilito in questo territorio. La prossima luna il mio popolo lascerà questa riserva. Ti arrendi così facilmente, Orso Grigio? Credevo che Comanche. Non ti impicciare, giovanotto! Voce fuori campo. Chi sarà? Per tutte le bische del Kansas, chi osa parlare con questo tono al famoso Ranger e al suo maestro? Questa è la reazione di Frankie, sempre. Calma, calma, io sono lo Stuart Butler, l'Indian Agent. A me è stata affidata la responsabilità di badare a questa tribù. E decido io del suo futuro. Ho già avvertito le autorità federali perché i Comanche vengano condotti in un'altra riserva. E tutto questo per la storia del mostro del lago? Ma è ridicolo! C'è poco da ridere, il mostro ha già fatto 3 vittime. Strano che voi, un Indian Agent, vogliate che gli indiani se ne vadano. Molto strano, perché così facendo perderete lo stipendio che vi passa il governo. Ehi amico, questi sono affari miei. Gattaccicoma. La tua lingua è saggia, piccolo Ranger. Questa è una terra generosa, ricca di acqua e selvaggina. Qui siamo e qui resteremo. Così io parlo e così parlano altri guerrieri. Padre, i Rangers sono venuti ad aiutarci. Non mostriamoci codardi come dei coglioni. Nessuno può dire questo dei Comanche. Attenderemo il risultato delle tue ricerche, piccolo Ranger. Poi decideremo. L'impiccione non crede mostri, eh? Cambierà parere a sue spese. La cosa che meno mi convince è che un Indian Agent creda davvero a simili situazioni fiabesche. Kit ha già mangiato la foglia. Che io sei andato se ne ho mai visto un luogo più tranquillo di questo. Eppure a un tiro di freccia da qui 3 miei fratelli sono stati uccisi. E tutti e 3 avevano il collo squarciato? Come se fossero stati dilaniati da una belva, piccolo Ranger. Ehi, Kit, mi sembra di scorgere qualcosa laggiù. Cosa hai visto? Un altro bricco di caffè? Ma che caffè, caffè? Sembrano le orme di un mostro! Sono gigantesche e non hanno nulla di umano. Tagliamo la corda, Kit! La forma di queste enormi impronte mi ricorda qualcosa che però è fuori posto nel Texas. Quel canneto mi sembra molto fitto.
Già, si estende per un giorno di cammino, piccolo Ranger. Pochi osano entrarvi per i rettili e le sabbie mobili. Perfino i più coraggiosi di noi si tengono lontani quando scelgono un posto per la pesca. Quella sera al campo indiano. E ora dove vuoi andare, Kit? Intendo dare un'occhiata a quel canneto. Il minimo che ti possa capitare, figliolo, è che ti mangino le zanzare. Il massimo è che ti artigli il mostro! Taci, vecchio brontolone, e se all'alba non sono di ritorno, ti autorizzo a ricevere la medaglia che l'esercito mi offrirà alla memoria. Amen. Nelle tenebre, ecco il piccolo ranger nel canneto. Diavolo, queste orme mi hanno messo in testa un'idea. E poco dopo. Ma che idea avrà in testa il piccolo ranger? Un posto ideale per nascondersi. Secondo me ha già capito tutto, però non ha capito il motivo. Maledette zanzare! Che il diavolo se le porti. Queste mi sembrano ancora più temibili dei serpenti dei quali mi hanno parlato oggi. Cos'è? Che succede? Fulmine e saette. E adesso cosa diavolo? No, sfiga. Sabbie mobili. E anche della peggior specie, a giudicare dalla rapidità con cui mi sento sprofondare. Se almeno queste canne mi potessero. E cerca disperatamente di aggrapparsi una canna, ma si spezza. Troppo debole, devo cercare di aggrapparmi a una più resistente. Come quella laggiù, ad esempio, mi sembra giusto a portata di mano. Per raggiungerla però dovrò correre qualche rischio, tenuto conto che ho i piedi ormai bloccati da questa infernale fanghiglia. Che il cielo mi assista dunque, perché se dovessi mancare la presa, addio, Kit Teller. Deciso di giocare la sua ultima carta, il piccolo ranger si lascia cadere in avanti, tendendo le braccia. Ed è così che mentre il corpo prende a sprofondare nell'acqua melmosa, splash. La sua mano riesce a stringersi intorno alla base della robusta canna, che fortunatamente dimostra subito una sensibile resistenza. Il cielo sia ringraziato, sembra che tenga. Evitando di compiere movimenti troppo bruschi che potrebbero compromettere la sua già difficile situazione, Kit sfrutta abilmente il fortunoso appiglio. E dopo alcuni minuti di estenuante fatica, riesce a liberare le gambe dalla morsa fatale. Che scene, bellissime. Accidenti, cominciavo a temere che ci avrei lasciato le ossa in quella dannata palude. Anche noi. Per fortuna qui il fondo mi sembra ritornato più solido. Stai attento però. Ma d'ora in poi, infatti, sarà meglio che io proceda con maggior cautela se voglio che questa non si trasformi nella mia ultima passeggiata. Usando metodicamente il pezzo di bambù per saggiare il fondo dell'acquitrino, il piccolo ranger si aggira per più di un'ora nell'acquitrino e quando già la sua indagine sembra rivelarsi del tutto inutile, guarda, guarda. Ecco qualcosa che i miei amici Comanche non hanno mai visto, evidentemente. C'è una casa. E c'è qualcosa sulla zattera. La casa è una zattera. E se ciò che penso io, vediamo a cosa aveva pensato, lo scopre. Chissà se ce lo faranno vedere. E infatti, cosa avrà visto Kit Teller? E ora alla capanna. Sento delle voci. Origliare non sta bene, ma in questo caso. Stuart Ball e l'altro chi è? Ti ripeto che ormai ci siamo. Soltanto poche ore di ricerca e. Sono settimane che mi scodelli davanti al naso questa mappa del lago, Sandy. Ma la cassetta con quel maledetto oro non si è ancora vista. Non ti scaldare, ti dico che penso di averla localizzata.
Non ci crederò finché non avrò accarezzato con le mie mani quei 200.000 dollari di polvere gialla. Intanto Kit sta ascoltando tutto dalla finestra. 200.000 dollari, caspita, un malloppo simile non può essere che quello... Ha capito tutto, ha capito pure da dove viene il malloppo. Della rapina alla Morgan Bank di Dallas. Un colpo di cui ha parlato tutto il Texas, ma è arrivato il momento di scambiare due parole con questi signori. Armiamoci. Forse domani stesso, sulle mani le stofanti. Eccolo qui, Kit Teller entra in azione. Allora, cosa avete da raccontarmi? Mi sbaglio o qualche mese fa siete stati voi a fare una visitina non gradita alla Morgan Bank di Dallas? E tu, Stuart Ball, che cosa sei? Un Indian agent o un tagliaborse? E questa specie di marinaio che ci fa qui? Ti voglio dare un consiglio, ragazzo. Fermo! Tieni le mani ben in alto se non vuoi piombo per cena. Ehi, Stuart! Non mi avevate detto che i ranger del Texas erano sulla nostra pista? Chiudi il becco, idiota! Perché usi il plurale, marinaio? Chi altri, oltre a Bell, non ti aveva detto una cosa tanto importante? Sentite, io in questa faccenda c'entro assai poco, io... Stai parlando troppo, Sandy! Un'ombra scura si avvicina alla capanna. Venite con me al campo Comanche, là approfondiremo il discorso. Ma cosa sta succedendo? Si vede quest'ombra che si sta avvicinando alla capanna mentre il piccolo ranger sta arrestando. Bal vede qualcosa muoversi alle spalle di Kit e sorride. È il momento. Guarda la candela. Spegne la candela con la mano. Mentre la capanna piomba nel buio, una figura gigante si riempie il vano della porta. E che è la cosa dei Fantastici Quattro. L'artiglio omicidia colpisce ancora una volta. No! Kit viene colpito da questo artiglio. Cos'è, un mostro davvero? Addosso al Ranger! Per fortuna sembra solo... ferito. Vincendo il dolore per la ferita al collo, Kit un guizzo. Non mi avete ancora preso e non mi prenderete. Scappa via tenendosi la ferita. La ferita mi fa soffrire atrocemente. Ripercorre il canneto. In questo dannato canneto non lo troveremo mai. Non diamogli tregua, sta perdendo sangue. Non ce la faccio più. E qui ho trovato del sangue sulle canne. Devo trovare un punto dove l'acqua è più alta. Con un supremo sforzo di volontà, Kit riprende la fuga. Non mi resta che ricorrere a un vecchio trucco indiano. Qui spezza una canna. Quale sarà? Naturalmente, è un classico. Respirare sott'acqua con la canna di bambù. Più tardi sono riuscito a seminarli. E la perdita di sangue si è arrestata. Forse anche questa volta riesco a portare a casa la pelle. È ormai l'alba quando il piccolo ranger arriva sfedito al campo indiano. Frankie! Oh, Frankie! E cade. Quando Kit riapre gli occhi... Ah, uffa! Mi hai fatto prendere un bello spavento, allievo! Mi brucia la fronte. Hai un febbrone da cavallo, la tua ferita era infetta. Il giovane guerriero bianco il giovane guerriero bianco soffre, il mio uomo della medicina lo salverà. Kit, il capo orso grigio vuole farti curare dal suo stregone, ma io li impedirò a questi cracchignolli di... Frankie, sto male, non ho altra scelta, lascia fare. Bevi. Cos'è quell'intruglio malodorante? Taci, uomo ignorante, la medicina dei Comanche è potente.
Se dopo aver bevuto quella brodaglia puzzolente il mio amico peggiorerà, io... Ho pietà di te, uomo dei lunghi peli. Il tuo cervello è troppo piccolo per le mie parole. Dissing proprio. Il giovane guerriero dormirà a lungo. Gli starò accanto io e voi andatevene pure. Il giorno seguente Kit è completamente sfebbrato. Frankie deve ricredersi sugli stregoni. Mi sento benone stamattina. Diavolo di un pelle rossa con le loro pestilenziali brodaglie! Devi avere più fiducia nella medicina indiana, Frankie. È basata su una profonda conoscenza delle proprietà delle erbe che si tramanda da generazioni. Manito si è ringraziato! Il colore è tornato sul tuo viso, giovane guerriero. Già, è tutto per merito vostro, amici. Ora però dobbiamo occuparci di qualcosa di più importante della mia ferita. Ho scoperto cose interessanti laggiù al lago. Capo, dammi una dozzina di uomini e... Niente da fare, Kit! Lo stregone ha detto che devi riposare! E una volta tanto sono perfettamente d'accordo con quel bel tomo. Lo stesso giorno... Allora è Stuart Ball, il misterioso assassino, Kit? No, Ball mi era di fronte quando qualcuno mi ha colpito alle spalle. È il mostro del lago? Su quello credo di avere le idee chiare. Piuttosto mi chiedo, come faranno i banditi a controllare i nostri movimenti ora che abbiamo scoperto il doppio gioco dell'Indian Agent? Sta arrivando qualcuno. E arriva qualcun altro. So chi siete, anche se non vi ho mai visto in vita mia. E io mi trovo di fronte al Ranger del Texas o sbaglio? Entra in gioco un altro personaggio. Frankie, ti presento Vince Davis, lo sceriffo di Dallas, che sta dando la caccia agli autori del colpo da $200,000 alla Morgan Bank. Cosa siete, giovanotto? Un mago? Kit, non te fidà. Nessuna magia, sceriffo. Il vostro cinturone è famoso in tutto il Texas. E so che ognuno di quei piccoli teschi d'oro rappresenta un bandito da voi abbattuto. Ah, ecco qui, spiegato il mistero. Quanto alla vostra venuta qui, mi è stato sufficiente mettere insieme i fatti che conosco. Però. E così non resta che ritornare laggiù a cercare Stuart Ball e i suoi complici. Non credo che sia Ball il capo della banda. Per completare la vostra storia, sappiate che la rapina alla Morgan Bank fu organizzata da Sam Big Wanamaker, uno dei più feroci outlaw del Texas. Il colpo fu preparato con grande cura, mentre due complici tenevano a bada i miei uomini. Wanamaker si dileguava, dopo essersi caricato sulle spalle la pesante cassetta con i $200,000 in polvere d'oro. Qui vediamo come si è svolta la rapina secondo questo presunto sceriffo. Nascosta la cassetta sotto il fieno, Wanamaker provvedeva a una rapida trasformazione. Ecco qui, nascondono la cassetta. E fu così che poco più tardi un vecchio e barbuto, ma la barba era posticcia, carrettiere, lasciò tranquillamente la città, superando indenne tutti i posti di blocco. Dei due complici del bandito, uno fu preso vivo e ci permise di ricostruire i fatti. Da allora sono sulla pista di Wanamaker. E vari indizi mi hanno condotto qui, al lago Buchanan. $200,000 in polvere d'oro sono un bel peso, che deve aver intralciato non poco la fuga del bandito. Se voi gli siete sempre stato alle calcagna, Wanamaker si sarà visto costretto a nascondere la cassetta da qualche parte, per tornare a riprendersela quando si fossero calmate le acque. Che cosa intendete dire con la frase calmate le acque? Intendo alla lettera quello che ho detto e ve ne darò la prova, forse domani stesso. Il giorno successivo... Che labirinto! C'è da perdere la testa! Ma la si può anche salvare, Frankie, soprattutto se sei inseguito. Poco dopo... Troppo tardi. Hanno tagliato la corda.
bruciando ogni prova che li potesse tradire. Più tardi, i miei guerrieri non hanno trovato traccia. Agli indiani non sfugge nulla. Credo di sapere dove cercare. Ma è meglio che agisca da solo, se non voglio mettere in fuga la selvaggina. Non ci resta che dividerci i compiti. Ognuno di noi batterà una direzione diversa. I banditi non dovrebbero essere lontani. Sono d'accordo. La capanna è stata data alle fiamme non più di 3 ore fa. Quanto a me, darò un'occhiata al lago. Verrò con voi, ci procureremo una canoa e... Se non vi spiace, sceriffo, preferisco muovermi da solo. E poi non voglio usare canoa, ma qualcosa di meno appariscente. E qui si conclude anche la seconda parte di questa bellissima storia. Fatemi sapere nei commenti se vi sta piacendo e se vi piace questo format. Se il video vi è piaciuto, naturalmente lasciatemi un like. E ci vediamo alla prossima, sempre qui, sulla soffitta di Pippo. Ciao!